Comunque io ero in ufficio, stavo facendo tutte le mie cosine, stavo lavorando, ovviamente ricevo una chiamata da un fratello, da una persona a cui voglio tantissimo bene, lo conosco da 20 anni, purtroppo lo sopporto, un calciatore di fama mondiale per la quale non potevo non venire qui allo Yokohama a salutarlo, eh. Ah, Marco Materassi, Marco Materassi, i Materassi, ah cazzo, è in pensione questo, ma chi se, ma va fangulo, va, questo è in pensione. No, dillo se hai coraggio, dillo, dillo. Che hai fatto per farmi venire qua? Scrivere un messaggio dove dicevo che c'era un fondo che voleva acquistare Yokohama per 10 milioni, se no questa nemmeno veniva sta zanza, oh. Comunque, dillo a parole tue, Marco, dillo a parole tue, ma dono della sintesi. E niente che fai fiera. Insomma, 10 milioni non ci sono. Uscita dalla casa del grande fratello, Rosicin ha ripreso in mano la sua vita. Oggi, un amico inaspettato, Marco Materazzi, ex calciatore, le ha giocato uno scherzo, con una chiamata. Ha annunciato che una società voleva acquistare il suo locale per 10 milioni di euro. Rosy, entusiasta, si è precipitata all'appuntamento, solo per scoprire che Materazzi era dietro il trucco. I due, dopo tanti mesi, si sono ritrovati, sorridendo compiaciuti per il loro scherzo. Questo episodio ha aggiunto un tocco di leggerezza alla vita di Rosy, che, nonostante i momenti di fama televisiva, apprezza i momenti di gioia e amicizia. La loro riunione è stata un momento di allegria e ricordi condivisi, che ha reso la giornata di Rosy ancora più speciale.